Buongiorno a tutti, si torna in campo domani, arriva il Como, c'è tanta voglia di tornare in campo e il mister è pronto a rispondere alle vostre domande. Chi comincia? Franco, prego, un attimo. Buongiorno mister, allora si ritorna in campo dopo 15 giorni, questo Cosenza che detiene una delle migliori difese, ho visto dal punto di vista delle statistiche del campionato, non così l'attacco. Ecco, in questi 15 giorni ha provato qualche soluzione alternativa alla sola punta vertice? E domani potremo vedere qualcosa di diverso o si parte dal solito sistema con i due centrocampisti e i tre trequartisti? Grazie. Ma abbiamo provato delle soluzioni diverse, poi da adattare dall'inizio in corsa sulla posizione di qualche giocatore. Abbiamo sicuramente dei dati da migliorare, anche se poi se li andiamo a analizzare, a parte 3-4 squadre che hanno, se parliamo di numeri importanti, le altre 13-12 sono tutti nel range di pochi gol di scarto. Quindi tenendo anche presente il fatto che se andiamo anche a levare i calci di rigore assegnati a qualche squadra, più o meno siamo tutti lì, però quello che noi ci deve sempre, come hai detto tu, interessare è il fatto di migliorare, cioè noi dobbiamo essere una squadra in continuo miglioramento, tenendo sempre presente, lo ribadirò sempre, da dove siamo partiti, da quello che i ragazzi ci stanno mettendo come abnegazione, come voglia di lavorare, come voglia di imparare, anche il fatto che l'età media è molto probabilmente la più giovane del campionato o quasi la più giovane, ci deve essere di orgoglio per una rosa costruita con giovani di qualità, però sappiamo che quando hai anche giovani di qualità devi dargli il tempo di maturare. La maturità viene prima di tutto con adattamento al lavoro e poi giocando. Se state vedendo, piano piano, ogni domenica c'è, diciamo, un pezzo nuovo, può darsi che ci sia qualcosa anche domani, quindi il percorso va avanti in questo senso qua, tenendo presente che abbiamo delle cose, ma non noi, tutte le squadre da migliorare. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buongiorno. Ci sono due dati che mi hanno colpito in questi giorni e vorrei analizzarli con lei. Il primo riguarda il fatto che nel primo tempo il Cosenza finora non ha mai segnato, mentre gli avversari contro il Cosenza hanno fatto 4 dei 5 gol subiti in campionato. Volevo capire se questo dipende da un approccio errato, dal fatto che non... Ma guarda, no, approccio errato no, anche perché se vediamo il primo tempo col Bari, se finisce 2-0 il primo tempo, no. Io penso oggi bisogna un attimino concentrarci un po' meglio sugli episodi che dobbiamo trasformare in gol sia del primo tempo. Cioè, mi spiego, a volte sì, il dato del tiro in porta, sì, però ne escono tante di poco, la traversa, di centimetro fuori. Cioè, quando si analizzano certi dati, la linea di demarcamento è sottile. Cioè, a volte non ci vengono calcolati i tiri in porta, che smettono da 50 metri, il portiere la prende così, lo calcoliamo con un tiro in porta. Io vado sempre molto su quella che potrebbe essere invece la pericolosità del tiro in porta, e se guardiamo quel dato lì siamo una delle migliori. Quindi i dati sono importanti e vanno sempre presi come spunto per migliorarlo. Io penso che un'altra lettura di questa tua domanda giusta è il fatto che sicuramente le intensità ai primi tempi sono alte. Noi siamo una squadra che abbiamo dimostrato di venire sempre fuori casomai alla distanza, perché una squadra che corre, una squadra che ci mette sempre, fa dell'agonismo anche una sua arma, quindi le letture sono varie, però è giusto analizzare il fatto che dobbiamo cercare di, ma non di partire forte, perché non è che noi non partiamo forte, però di avere l'occasione e sfruttarla, perché senza rimarcare chi l'ha fatto o senza buttare croce addosso, cioè, ci sono state anche situazioni a sul Tirol dove c'era il compagno libero. È vero che non ho tirato in porta, però quella lì per me non saprei non definirla una palla gol clamorosa, capito? Poi il dato che non hai tirato in porta è vero, quindi dobbiamo migliorare nelle scelte. C'era un altro dato?
Sì. E poi il secondo, su 5 gol realizzati, 3 sono arrivati con tiri da fuori area. Sì, il Cosenza è la migliore squadra sotto questo profilo, insieme alla SPAL, che di gol ne ha fatti però 10. Ecco, questo come si legge? Questo per me è una lettura che abbiamo analizzato in altre situazioni, che abbiamo visto che a volte per merito nostro, a volte per scelta dell'avversario, tendono molto ad abbassarsi con noi. Vediamo il gol che è successo con Sul Tirolo si era completamente abbassato il secondo tempo, rinunciando a giocare, e quindi il tiro da lontano è una soluzione che noi abbiamo e che in allenamento proviamo perché quando si trovi delle difese che si mettono tutte schierate al limite dell'area, non è facile, ma non per noi e per nessuna squadra, imbucare la palla o trovare la soluzione. Quindi il tiro da fuori è una risorsa sulla quale noi ci lavoriamo e lo utilizziamo spesso quando le difese si chiudono, danno densità, e trovare lo spiraglio non è facile. Pippo Gatto. Salve mister, allora parliamo del Como, ovviamente un cambio di allenatore, di una squadra che ha una delle peggiori difese, 11 gol fatti, è anche diciamo un gol più fatto del Cosenza, 6 gol, 11 gol subiti e 6 gol fatti. Non solo, diciamo che il cambio allenatore potrebbe cambiare tatticamente qualcosa, anche se lì davanti i gol fatti non sono giustificati da avere bocche di fuoco come Cutrone, Cerri, Mancuso, poi le mezzali come Blanco, gente che tutte vede la porta, insomma, praticamente. Quindi a volte le letture sono varie, ragione. Cioè, io penso che il Como è una squadra che annovera tra le linee giocatori di caratura internazionale. Questo, giocatori che hanno fatto campionati importanti, ma non solamente riferendoci al giocatore più di spicco, ma anche agli altri. Ha costruito una rosa che sicuramente potrebbe partecipare già oggi così al campionato di Serie A. Poi dopo ci sono le partite, sicuramente qualche problemino l'hanno avuto, però penso che hanno fatto un cambio di allenatore importante, un allenatore bravo, secondo me, e quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti. E quando c'è cambio di allenatore non capisci mai come potrebbero ripresentarsi. Noi abbiamo cercato di preparare tutto quello che loro potrebbero fare nella fase di possesso e sappiamo che affrontiamo una squadra con giocatori di importanza notevole, però noi dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato il Bologna, come abbiamo affrontato il Benevento, come abbiamo affrontato il Parma, cioè mettendo in campo quelle che sono le nostre armi, cercando di aumentare il valore dei nostri valori, scusate il gioco di parole, cioè di dare ancora più convinzioni in quello che noi ci mettiamo e facciamo durante la settimana, ma non deve mai venire a mancare quella che è stata la nostra identità. Cioè, noi siamo una squadra che ha fatto del sacrificio, ha fatto della compattezza, ha fatto della voglia di dimostrare anche con avversari di caratura superiore che ci siamo, e poi dobbiamo cercare di vincere la partita. Questo va sicuramente fatto, ma come abbiamo fatto anche col Bari, come abbiamo fatto in altre situazioni, certe volte ci siamo riusciti bene, altre volte un po' meno, però fa parte del percorso di 6 partite di campionato. Daniele Cianfrone, il DOT. Salve mister, lei ha detto che l'incognita è relativa al posizionamento tattico del Como domani. Io invece vorrei parlare dell'aspetto comportamentale, o meglio psicologico. Si dice che il momento peggiore per affrontare una squadra sia quello proprio della prima partita dopo il cambio del mister. Ecco, da questo punto è effettivamente così? Subentra questo spirito di rivalsa? Sicuramente, quando c'è un cambio di allenatore si cerca sempre una scossa, a volte viene, a volte no, poi dipende sempre dalle dinamiche che ci sono. Quindi noi dobbiamo pensare però a preparare la partita per quelle che possono essere le variazioni di modulo che potremo trovarci contro, poi quando saremo lì capiremo, però vi ripeto, noi pensiamo a continuare a lavorare come stanno facendo. I ragazzi vengono da 10 giorni dove hanno lavorato forte, duro ancora, per portare alla condizione quelli che sono più indietro, c'è gente che sta meglio, ci stiamo avvicinando quasi alla possibilità di poter avere nel breve tempo, diciamo, un 11 più completo come scelte, e quindi noi dobbiamo pensare a queste notizie positive sulle quali noi costruire sempre di più le nostre certezze. Walter Leone. Allora, a prescindere da tutto quello che si è detto, un po' le ripartenze dopo la sosta hanno sempre rappresentato una sorta di incognita, perché
ci sono, nel caso specifico del Cosenza, carichi di lavoro un po' differenti, no? Perché sappiamo bene, come lei diceva prima all'inizio, da dove si è partiti, perché molti calciatori sono arrivati dopo, tantissimi senza aver mai fatto preparazione. Questo però con il Como comincia un ciclo di 7 partite che sulla carta sembrano abbastanza importanti, visti gli avversari che arriveranno poi all'altra sosta. Ecco, cosa si aspetta lei in questo ciclo di 7 partite, partendo da una base solida, perché comunque l'idea di squadra secondo me c'è e si è vista. Aggiungo, si parla poco delle prime 2 partite, 2 vittorie, e si parla molto invece di 2 punti nelle ultime 4 partite. Forse sì, un po' di equilibrio in più non guasterebbe. Cioè, io penso che l'equilibrio fa sempre parte di tutte le cose ragionate in maniera giusta. Paradossalmente è un po' il giocare sui numeri, no? Cioè, noi abbiamo fatto anche 2 punti in 4 partite, però onestamente a onor del vero ne meritavamo di più, poi casomai meritavi casomai meno nelle 2 partite prima. Io cerco di analizzarla per quelle che sono le prestazioni, se no ci fermiamo qui, abbiamo vinto, siamo bravi, abbiamo perso, siamo dei somari, non è, dobbiamo cercare di avere l'equilibrio. Io penso che si è lavorato per affrontare quest'altro blocco di partite prima della successiva pausa, tenendo presente che anche prima di queste comunque abbiamo incontrato Parma, Benevento, Ternana, Bari, tutte squadre candidate alla vittoria finale. Quindi avremo altre partite altrettanto impegnative. Noi dobbiamo, secondo me, continuare a migliorare quelle che sono le nostre certezze e poi lavorare in maniera spasmodica per trovare delle soluzioni che ci permettano di esaltare ancora di più le qualità dei nostri giocatori. Stiamo lavorando su vari aspetti, stiamo lavorando sul concetto di attaccare ancora con più uomini, che non significa avere più punte ma con più uomini, oppure anche sul concetto di utilizzare le 2 punte. Però questo, lo ripeto, è stato possibile incomincia a essere possibile nel momento in cui abbiamo la possibilità di proporre più giocatori per l'undici iniziale, mentre invece prima eravamo un attimino limitati. Piero Giorno, il DOT. Sì, salve mister. A proposito dell'ultima frase che ha detto, io mi riferisco proprio a quello. Questi 15 giorni sono serviti magari ai vari Gozzi, Camigliano, Korvig, Siribè, e ci metto anche Nasti, che non l'abbiamo mai visto, per avere maggiore minutaggio, cioè non solo un quarto d'ora, ma se c'è la possibilità di vedere qualcuno di questi dal primo minuto. Sicuramente ci sarà. Cioè, io penso che nel giro delle prossime 2, senza stare a fare nomi, nelle prossime 2-3 partite, molti di questi che hai detto li vedremo in campo. Cioè, io non ho preclusioni. Quando uno sta bene, penso che l'ho sempre messo in campo. Non mi sono mai precluso il fatto o dell'età, più giovane o meno giovane. È normale che la condizione è il fatto principale per una squadra che fa della corsa, dell'aggressività e del coso, diciamo, la sua arma principale. Chiude, penso, Franco Segreto. Sì, 2 domande, mister. Intanto, come ex del Como, cosa ha lasciato quel Tardelli in quel Como, diciamo, che ha raggiunto la Serie B, quella bella stagione? E poi volevo chiedere, considerata l'assenza di Florenzi, non c'è in squadra, nel reparto, uno che ha le stesse caratteristiche. Dionigi pensa di andare su uno che possa marcare Fabregas o Mancuso, chi per loro tra le linee, o un giocatore, un trequartista più d'attacco? Grazie. Allora, per quanto riguarda Como, io ero un ragazzino e la prima esperienza, avevo 17 anni, 18 anni, vincemmo un campionato, arrivai a novembre, penso, andando dietro la memoria, un po' di anni fa, feci 15 gol da novembre e andammo in Serie B e avevo avuto un allenatore, il grande Marco Tardelli, che fu un esempio per noi ragazzini, insomma, il campione del mondo, fu un'annata meravigliosa, quindi tantissimi ricordi sul lago. E per quanto riguarda Florenzi, è un giocatore che non abbiamo con quelle caratteristiche, quindi andrà sopperito in altro modo, quindi, come hai detto tu, vedere se schierare un giocatore più offensivo o uno con caratteristiche un po' più di contenimento. Però ci riserviamo ancora fino a domani per capire come muoverci. Sicuramente dovremmo cercare di fare una partita intelligente, ma comunque sempre votata a
all'offensività. Va bene così, grazie a tutti, grazie al mister.